amici, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Regina dei draghi. Ciao amici, che bello vedervi di nuovo. Daisy si sta chiedendo se le sue ali cresceranno. I draghi adulti hanno ali enormi. Ma le mie sono ancora piccoline. Sono sicura che cresceranno, Daisy. Almeno penso di esserne sicura. Eh? C'è solo una persona che può dirci se le ali di Daisy cresceranno. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Forza, dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona, puntate il dito in aria, così... Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo Potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Cosa mi dite? Veramente, mago, speravamo che tu ci dicessi qualcosa! Le ali di Daisy cresceranno, non è vero? No, Bo! Cosa? Cioè, temo di non sapere molto sui draghetti e sulle loro ali! Oh. Comunque, so chi potrebbe aiutarci! La regina dei draghi! La regina dei draghi! Non ne ho mai sentito parlare prima! La regina dei draghi è vecchia e saggia! Con ali potenti governa i cieli e viaggia! Volteggia lassù, guardando in giù! Non c'è niente che non sappia sui draghi di qua giù! Quindi lei sa che cosa succederà alle ali di Daisy? Può rispondere a qualunque domanda un drago le possa rivolgere! Allora c'è soltanto una cosa da fare. Trovare la regina dei draghi e risolvere il mistero delle ali del draghetto Daisy. Per trovare la regina dei draghi dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Oh, la regina dei draghi.
Trovate quelle tre porte e troverete la regina dei draghi. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e tutti i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima boh potenza! Forza, amici! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda! Una farfalla! Io adoro le farfalle! Hanno delle ali bellissime! Spero che ce ne sia qualcuna dentro! È chiusa! Oh. Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un albero! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della farfalla! Andiamo! Wow! Che splendido prato pieno di fiori! Vedete la nostra prossima porta? Oh! Oh! Proprio in fondo al prato! Credo proprio che sarà super facile! Wow! Non sono fiori! Sono farfalle! Oh oh! Dov'è la nostra porta? Ci sono così tante farfalle che non riesco più a vedere niente! Benvenuti nel campo delle timide farfalle! Queste farfalle sono timide, sapete? Volano ogni volta che sentono qualcosa, vedrete! Quindi se il vostro viaggio volete continuare, piegati e in silenzio dovrete avanzare! Piegati e in silenzio? Shh! Che strano modo di entrare in azione! Per attraversare il campo delle timide farfalle dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per attraversare il prato bassi e in silenzio senza spaventare le timide farfalle? Un elefante che calpesta? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Un piccolo insetto che cammina? Ottima scelta! D'accordo,
d'accordo, amici. Per passare tra le timide farfalle dobbiamo camminare, camminare, camminare come un insetto. Guardate come mi sono abbassato. Daisy sembra proprio una coccinella. Con le ali. Forza, diventiamo coccinelle anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene. Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre, via! A quattro zampe è necessario camminare e in silenzio dobbiamo stare. In questo modo il campo di farfalle riusciremo a passare. Continuate a muovervi, amici! In silenzio, ma sempre in azione! Oh oh! Mi serve altra energia! Camminate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Se a quattro zampe camminiamo, arriviamo in un minuto! Spero tanto che Daisy non faccia uno starnuto! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima! Ops! Boh, potenza! Ancora un po'! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta! Scusate. Ce l'abbiamo fatta, amici. Abbiamo attraversato il campo delle timide farfalle. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare, poi. Forza, amici. Ballate con noi. Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Un pavone! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del pavone! Pavoni! Ci sono centinaia di pavoni colorati! Per caso vedete l'ultima porta? Eccola lì! Forza, amici! Bisogna darsi da fare! I pavoni non ci lasciano passare! Benvenuti alla festa dei pavoni vanitosi! I pavoni vanitosi la strada hanno bloccato! Danzano tutto il giorno! Per voi è un peccato! Per oltrepassare i pavoni, volare dovrete! Con l'aiuto delle piume magiche so che in alto andrete! Vuoi dire che dobbiamo volare al di sopra dei pavoni vanitosi e le piume ci aiuteranno a farlo? Per sorvolare la festa dei pavoni vanitosi, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per sorvolare i pavoni vanitosi? Un pipistrello che svolazza? Un pesce che nuota?
O una medusa che si dimena. Un pipistrello che svolazza? Ottima scelta! Per alzarci nel cielo e sorvolare i pavoni vanitosi, dobbiamo battere e battere le ali come un pipistrello. Guardatemi! Whee! Daisy si comporta già come un pipistrello. Diventiamo pipistrelli anche noi. Siete nella vostra bozzana? Bene! Ora conto fino a tre, poi svolazzate con me. Uno, due, tre, via! Battete le braccia, amici miei! Tirate fuori il pipistrello che è in voi! Agitate in su e in giù per salire in cielo di più! Più veloci svolazziamo, più in alto saliamo! Tutti piccoli pipistrelli siamo! Oh oh! Ho poca energia! Svolazzate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! Volate con me, amici! Stiamo volando davvero in alto! Continuate a svolazzare! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo sorvolato la festa dei pavoni vanitosi! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Ballo vorticoso, amici miei! Un draghetto di metallo! È una chiave a forma di draghetto. Sarà meglio tenerla da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La regina dei draghi! Sei pronto ad incontrarla, Daisy? Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a scoprire la verità sulle ali dei draghi! La tana della regina dei draghi! Da nessuna parte. Il grande libro dei draghi. Questo è un libro molto speciale. Forse c'è scritto se le tue ali cresceranno. Non riesco ad aprirlo. È chiuso. Serratura. Chissà quale sarà la chiave giusta. Daisy, ti prego, sto tentando di scoprire come aprire questa... Aspetta un momento! La chiave ha forma di draghetto! Daisy, sei un vero genio! Datti da fare! Il draghetto. Non lo so. La regina dei draghi. Salve, vostra maestosa e reale maestà. Quel draghetto eri tu. E le tue ali sono cresciute. Sono meravigliose! Wow! Puoi volare! E lo farai anche tu un giorno, Daisy!
siamo tornati a casa, Daisy non fa altro che agitare le ali. Vuole che siano forti e robuste. Così volerò anch'io come la regina dei draghi. Ne sono più che sicura. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo scoperto che le ali di Daisy cresceranno e abbiamo conosciuto un'amica speciale. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!